baleno. Ma subito! Ed ecco che in un baleno divenne un sorcetto e prese a squittire, a correre intorno alla sala. Il gatto lo guardò sorridendo e con un balzo lo catturò e se lo mangiò in un boccone. Gnam! Disse il re a sua volta ammirato: sono molto fiero di voi. Conoscevo l'esistenza di questo castello da molto tempo, ma non sapevo che appartenesse alla vostra nobile casa. Il marchese, sempre più meravigliato, rispose ringraziando, prese la principessa sotto braccio e fece l'ingresso alla reggia. Il gatto sfruttò la situazione e invitò la corte al banchetto reale. Quando i due giovani fossero innamorati, decise di coronare degnamente quella giornata dicendo: signor Marchese di Caravà, sarei molto felice e onorato di concedervi in sposa mia figlia. Maestà, non osavo sperare tanto, sono felice ed orgoglioso. Prometto alla vostra adorata figlia amore e fedeltà. Alcuni giorni più tardi,
con grande sfarzo vennero celebrate le nozze. Non ci crederete, ma l'onore di aprire il corteo nuziale toccò proprio i fratelli del giovane marchese, sempre rimasti nel suo cuore. Seguivano re e regina, i giovani sposi e per finire un simpatico gatto con stivali, sciabola e mantello. Se bello o brutto, sappiate che chi trova un amico, anche se vicino, trova un tesoro. Volevo ringraziare personalmente il maestro Simone, Mattia e Serena, che sono stati veramente splendidi nel rappresentare questa fiaba. Mi scuso perché ho commesso una piccola dimenticanza.